Presidente, allora, pur riconoscendo l'utilità di questa scuola, ma lo stato attuale non consente una rapida apertura, anche perché questa scuola è stata realizzata da un consorzio fuori dal perimetro della convenzione, doveva essere, e quindi diciamo che già qui c'è qualcosa che non torna. Per l'accesso alla scuola doveva essere realizzata una viabilità mediante una procedura di esproprio. Ma l'esproprio non è stato mai fatto, il parcheggio non è mai stato realizzato, la fognatura è inesistente, quindi non ha neanche l'agibilità, non è stato potuto neanche sottoporla a collaudo quest'opera. C'è da dire inoltre che, poiché è stata già richiesta una commissione urbanistica che è stata già calendarizzata su questo argomento, io sinceramente pensavo che questa mozione fosse stata ritirata. Pertanto, poiché l'argomento sarà trattato, ecco, un'altra cosa dimenticavo. Il PAO ha già messo in cantiere un progetto per sistemare la fognatura, la nuova viabilità e il parcheggio. Ma i proponenti si sono rifiutati e non sono più interessati a realizzarlo, quindi diciamo che la situazione non è così, non è così semplice e pertanto si discuterà nella commissione urbanistica che è stata già calendarizzata di questo argomento e quindi il mio voto sarà di astensione. Grazie.